trovavo purtroppo al mattino dei sacchi rossi in guardiola e quindi quello era segno che praticamente qualche paziente ci aveva lasciato, perché quei sacchi rossi raccoglievano gli indumenti personali di questi pazienti. Quindi arrivare e vedere questi sacchi rossi lasciava tanta amarezza. D'altro canto c'è l'aspetto invece anche positivo, la gioia nel vedere pazienti che riuscivamo a salutare perché andavano a casa dopo un percorso di cura. Quindi c'è questo duplice aspetto. La testimonianza drammatica è quella di Maria Stillante, che insieme alle colleghe Irene Rosini e Diana Di Marco sono le caposala del nuovo Covid Hospital di Pescara, entrato in funzione circa un mese fa, mentre proseguono incessantemente i lavori all'interno dell'edificio ex ISVAP di Via Pollini per raggiungere il completamento della struttura che dovrebbe avvenire giusto in tempo per quella che gli esperti prevedono come ondata di ritorno. Le telecamere di In Cronaca, in onda questa sera su Rete 8, subito dopo Pronto Medicina Facile, sono dunque entrate tra le corsie, gli spazi degenti e le stanze di lavoro per documentare l'attività preziosa del personale medico, infermieristico e OS in una fase certamente meno pesante rispetto a 2 mesi fa, con circa 35 posti letto occupati, di cui pochissimi in terapia intensiva, ma che costituisce un presidio di difesa fondamentale per il sistema sanitario regionale da qui ai prossimi mesi, ma anche ai prossimi anni, come spiega il responsabile, il dottor Giustino Parruti. La cosa interessante è che tra poco noi potremo da una parte collocare vitalmente le unità di malattie infettive, terapia intensiva aggiuntiva a favore, rianimazione a favore dell'area medica e di pneumologia nell'ambito di questa struttura, rimanendo però perfettamente pronti, veramente con un giro di interruttore e con pochi passaggi precodificati, pronti a riallargare la nostra disponibilità di recettività fino a tutti i 158-170 posti letto, tutti adattabili con respiratore avanzato, cioè quindi qua dentro c'è la possibilità veramente di assistere ancora una volta in modo molto efficiente la nostra città. Senza considerare che è una disponibilità aggiuntiva, quindi se dovessimo riprodurre in una situazione di catastrofe quello che abbiamo fatto di là più quello che adesso è possibile qua, saremmo tecnicamente e teoricamente in condizione di farlo.